tre ore in fila al secondo controllo. Dobbiamo fare tutto il Cile e poi uscire di nuovo. Farà dura. La giornata è lunghissima, sono le 3:15 di pomeriggio. Appena passata la dogana cilena, ci siamo appena lasciati alle spalle la dogana cilena, come dice Francesco, Dio te ne ringraziamo. Bisogna buttare tutto ciò che è di origine animale e vegetale prima di fare dogana, o comunque bisogna dichiararlo, perché se dovesse risultare da un controllo c'è una multa salatissima. Ora 300 km ci dividono da Rio Grande, adesso ruta, traghetto e poi destinazione della sera, speriamo. Ah, e poi altra frontiera, mi corregge Francesco, e cioè da Cile rientriamo in Argentina per poi raggiungere la meta di stasera. Sarà una giornata lunga e tempestosa. Bienvenidos a Cile. Il navigatore mi dice 4:14 per arrivare a Rio Grande, sono le 4:32, il vento è leggermente diminuito, però dobbiamo superare un punto di mare, quindi dobbiamo prendere un barco, sperando che non ci sia problemi appunto di vento, perché altrimenti il barco non transita. Benzina l'abbiamo per arrivare tranquillamente a Rio Grande, però se la frontiera di uscita dal Cile e l'ingresso in Argentina è simile a quella che abbiamo fatto, significa che arriveremo verso le 10:11 di sera. Comunque in serata il meteo dovrebbe migliorare, dovrebbe uscire addirittura il sole. I signori di stamattina ci avevano detto di far caso alla differenza delle strade cilene con quelle argentine. Già la prima strada purtroppo è scioccante. Comunque devo ammettere, sarà un po' la stanchezza, sarà un po' che ci sentiamo provati dal vento, dalle ore in dogana, ma leggere il cartello fin del mondo è emozionante veramente, ragazzi, veramente tanto. Il paesaggio dà un po' l'idea della fine del mondo. Bellissimo, bellissimo, pazzesco, ragazzi. Per il momento lasciamo indietro Punta Arenas e Puerto Natales per dirigerci nell'altra direzione, per il momento. Credo che siamo arrivati al traghetto. Questo signore torna indietro perché dovremmo farlo anche noi. È il momento del mare, l'attraversamento in traghetto. No, creo. No, 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 creo. Grazie. No, e speriamo che no. A me mi dijo poter un muchacho che... No. La cola, no, no, creo, no, creo. Con los camiones, sì. Chiedeva se dovevamo comunque rispettare la coda. Crediamo di no, ci rimarranno indietro semmai. Panino da 2500 euro, ragazzi. No, 2500 pesos. Sarà la nostra cena, perché prevedo che arriveremo ancora più tardi di quello che abbiamo detto. Esattamente. Però la nave è arrivata. Eccola là. Tra poco si sale. Noi abbiamo assicurato il pasto, la comida. Che fai? Quella è importante. È importantissima. Bisogna assicurarla. Gli ho detto, prendi anche una lata di birra. Non l'ha presa. La mia non pazienza. Puoi bere sempre la birra. Mia pazienza di portarsi la non moglie dietro. Voi motociclisti mi capite. Voi mi capite. Forse è arrivato il momento, però non fanno passare noi, bensì i camion. È il nostro turno, però mi hanno fatto scendere, il passeggero deve salire camminando. Col mio panino. Da qua fa abbastanza paura, non ci sono onde, ma vedo la corrente molto forte. Ehi, Chico. Ciao Chica, mi raccomando, con il panino non fuggire. È il barco davanti a noi. Andiamo in fondo. Nel frattempo
odore del mare. Questo posto dà un po' l'idea di fine del mondo. Perché le macchine devono passare. Vado da Sara che mi si mangia la cena. È una focaccia semplicissima, vegetariana tra l'altro, quindi non è che ti metta così tanta voglia, nel tuo caso. Quindi niente birra, focaccia vegetariana, questa sera è la fine del mondo. Si scende. La rampa che dobbiamo percorrere. Ci siamo, ci lasciamo lo stretto di Magellano alle spalle, che nel 2020 ha celebrato i 500 anni da quando Magellano mise piede qua, 1520. Questa è la fila di camion, di camiones che deve salire. Dopo lo stretto di Magellano ci aspettava proprio lei, la Tierra del Fuego. Ci siamo, ragazzi, salutati dal volo di questo gabbiano. Ecco come si presenta ai nostri occhi la Tierra del Fuego cilena. L'aridità della terra di Capo Nord, ma è molto meno a sud rispetto a quanto sia a nord Capo Nord, che rientra proprio nel circolo polare artico. La Tierra del Fuego no. Eravamo una moto italiana, una moto Repubblica Argentina, una moto Perù e lui Colombia. Dopo aver messo piede nella vera terra del fuego, 3 ore e 7 minuti, mi dice il navigatore, più abbiamo di mezzo la dogana, uscita dal Cile, entrata in Argentina. Sono le 18.34, se tutto va secondo i piani, sperando che la dogana non sia come quella superata, nel senso con molte molte meno persone, penso che per le 11 saremo nella nostra casina. Con Sara abbiamo detto, la cena l'abbiamo fatta, la focaccia l'abbiamo mangiata, ora tanta strada. Si torna un po' ai vecchi viaggi che facevamo una volta, dai. Ogni tanto è piacevole tornare all'avventura, all'adrenalina che trovavamo nei viaggi con poco tempo. Questo cambio di vita, ci siamo detti, bisogna rallentare per lavorare molto. Questi sono 3 giorni di trasferimento, perché poi ci fermeremo minimo 10 notti ad Ushuaia, in quanto devo montare 10 video e Sara deve scrivere il suo nuovo libro. Letto la Terranona a 120-125 di tachimetro. E lei, vento, non vento, pioggia, freddo, neve, grandine, chi la ferma, ragazzi? Chi la ferma questa belva? Grandissima, come grandissima è la moglie dietro. Anche se mi ha preso una focaccia vegetariana e non mi ha preso la birra. Chiudiamo un occhio ogni tanto, sono i compromessi della vita questi. In questo momento che non mi sente, in questo contesto, con questo ritardo, in un posto del genere, con questo freddo, questo vento, penso che 99.000 donne su
100.000 mi avrebbero detto, io torno a casa in aereo. Un paio di volte l'ha detto già, però ancora sta qua dietro. Dai, dai, salite a bordo ragazzi, anzi restate sul divano di casa perché non vi consiglio di salire a bordo, inizia anche un po' a piovere e godetevi questo panorama spettacolare. Passo fronterizo San Sebastián, che è la frontiera tra Cile e Argentina. Oggi non ci faremo mancare nulla, neanche l'arrivo in piena notte. Ruta 257. Percorrendo e il Rio Grande stessa, dove pernotteremo questa notte, è cresciuta, si è evoluta soprattutto grazie al commercio della lana. È per questo che vediamo pecore ovunque. ...166 km all'arrivo, ma saranno rimasti circa 60 km per la frontiera. Ho acceso la camera per condividere insieme a voi questa strada. Guardate che spettacolo! Sono le 7.40 di sera, il sole è ancora molto alto, il vento c'è ancora, perché parlando anche con un ragazzo il distributore ha detto qua il vento c'è tutto l'anno, però non è più forte, fastidiosissimo come questa mattina, ma soprattutto pericoloso come questa mattina. Si guida bene, ci si gode il panorama, il mare ragazzi è bellissimo, bellissimo veramente. La temperatura, per come siamo vestiti, non la sentiamo minimamente, sono 10 gradi, però con il vento percepito ne saranno 5, ma con l'abbigliamento che abbiamo questi comandi sono eccezionali. Poi io pippone dettagliato, ma sono spettacolari veramente, posto allucinante. Ragazzi, l'infinito è. Se uno pensa al simbolo dell'infinito, ecco, questa è un'immagine, una cartolina, non lo so ragazzi, cerco di farvela vedere senza cupolino. Guardate la luce, sono le 8.20 di sera, sono rimasti 95 km. Ho visto che qua la frontiera dovrebbe essere sempre aperta 24 ore su 24. Questo è un altro dettaglio importante, perché ci sono molte frontiere argentine e cilene che hanno un orario di chiusura, magari verso le 7, le 8 di sera chiudono. Quindi sempre informarsi prima di arrivare. Comunque c'è un posto per dormire, c'è l'aeroporto, c'è un posto per mangiare. La frontera, osteria. C'è proprio la fine del mondo. Allora, ora solita trafila. Controllo passaporti. Facciamo il permesso di importazione per la moto. Primo controllo andato, dogana Cile-Argentina. Ora terra di nessuno, circa 14 km ci hanno detto. Poi facciamo i documenti per entrare in Argentina. Dai, dai ragazzi! Dai, che sembra che sia quasi vuota. Ma poi alle 9 di sera, chi è che transita da queste parti? Se non due scemi come noi. Allora, come sempre, lasciamo la moto più vicino possibile. Andiamo a vedere qua davanti se c'è posto. Perfetto.
passata la frontiera cilena, dopo 14 o 15 chilometri abbiamo incontrato quella argentina. Todo bien y de nuevo estamos en Argentina. Abbiamo constatato più disponibilità nella dogana argentina piuttosto che in quella cilena. Gli ufficiali in Cile sono molto precisi e hanno molto il fare delle autorità. Nulla da ridire, solo una constatazione. Torneremo in Cile con molto piacere. Per il momento comunque, aver rimesso piede in Argentina significa essere tornati a casa. Ora abbiamo alle spalle più tempo trascorso in Argentina e c'è una storia anche un po' diversa. L'operatore della dogana, addirittura salutandoci, ha cercato maledettamente di pronunciare parole in italiano, ha iniziato in brasiliano, poi l'ho corretto, ha continuato, ha sorriso. C'è un legame particolare, questo ci sarà sempre, lo cercheremo anche con il Cile. E confermiamo le parole che ci ha detto una signora che abbiamo incontrato in dogana, era insieme al marito di origini croate, lei di origine spagnola. Ci ha detto: in Patagonia si viaggia all'alba o di sera, perché non hai vento, perché non c'è vento. Confermiamo che un po' di vento c'è, ma non è paragonabile a quello che c'era poco fa. Se tutto il viaggio fosse stato come ora, saremmo molto meno stanchi. Francesco sarebbe molto meno stanco. Quindi ora non ci sono più barriere che ci dividono. Il navigatore mi dice 54 minuti, ho sentito la tipa della struttura che ci aspetta, sono circa 70 km, mi ha mandato la posizione, gentilissima, godiamoci gli ultimi 70 km dopo una giornata assurda. Il vento si è calmato veramente, è la quiete dopo la tempesta, giornata spettacolare che ci ricorderemo, sicuramente super avventurosa, che però spero che per un lungo periodo non si ripeta. Con il freddo il sensore mi lampeggiava rosso perché avevo messo un allarme che sotto a 2 bar si accendeva. Ora che abbiamo iniziato di nuovo la corsa verso l'alloggio e come si stanno scaldando un po', la pressione sembra un po' risalire. Ci ha risposto anche il ragazzo dell'appartamento ad Ushuaia che ci aspetta. Un altro video pippone che devo fare è proprio su come cerchiamo gli alloggi, su come contrattiamo, perché non è semplice, ma se ci si dedica del tempo si trova l'alloggio migliore, ma soprattutto con l'offerta migliore. Come dicono loro, barato, barato, barato. E per proprio non farci mancare nulla, accendo anche un po' le manopole riscaldate. Rosso è troppo caldo, no, facciamo arancione. Questi guanti sono veramente eccezionali, però ovviamente dopo un'ora, un'ora e mezza, 2 ore che sei sempre fermo, con il vento, la temperatura che scende sempre più, inizi a sentire le mani magari leggermente freschine dopo un'ora e mezza, 2. Ma proprio perché con la tenerona è come viaggiare su un Boeing 777 in prima classe, anzi Boeing 747 in prima classe. Cassine sul mare, niente male. Ecco il mare e in fondo le luci della città di Rio Grande. Sono ormai le 10 di sera. I resti del Natale appena trascorso, siamo a 8 km dalla città e, come abbiamo visto fare a Rio Gallegos, il tratto di strada, anche di chilometri, che divide la zona industriale dal centro è tutto illuminato da lampioni pubblici. Siamo sempre nella provincia di Santa Cruz. Motorcycle fin del mondo, case in costruzione. Dovremmo essere vicini alla nostra struttura, che è leggermente fuori da Rio Grande. Belle casine. Ci dovremmo essere. Siamo. Dovrebbe essere questa la struttura. Andiamo a vedere. Siamo appena arrivati nella struttura che ci aspettava a Rio Grande. I signori ci hanno aspettato fino a tardi perché con le dogane è andata a finire alla lunga.
però lo avete visto, scusate che entro in campo. Siamo in un appartamento bellissimo, caldissimo, ci hanno lasciato tutto acceso, ci hanno salutato, ci hanno dato tutte le indicazioni, c'erano già dei dolcetti, del tè da poterci fare, però non soddisfatti, non paghi di questo, ci hanno mandato un messaggio: volete qualcosa ragazzi? Ma no, no, va bene così, grazie per la vostra gentilezza. Dopo qualche minuto hanno bussato alla nostra porta e ci hanno portato questo: pomodori, uova, limone e lattuga. Sarà invece la cosa più importante, 33 euro al giorno, senza parole. La cucina è questa, è tutto pulitissimo, è tutto fornitissimo, c'erano già delle cosine, queste che potevamo utilizzare. La casa è profumata, vi faccio un giro veloce prima che la disfiamo col nostro disordine. C'è la camera, c'è il bagno, con l'accortezza di mettere anche un bicchiere che può servire per spazzolino e dentifricio, tante volte non c'è nelle casino, negli hotel. Veramente favolosa, e loro sono stati favolosi, era solo per dirlo, perché hanno detto: avete fatto un lungo viaggio e lo sentiamo, lo facciamo col cuore, siamo a casa. Do what you gotta do.